Ciao, sono Matteo Orlandi e in questo video scopriamo come realizzare un effetto teletrasporto da applicare ai tuoi video. Lo puoi utilizzare da pubblicare sui canali social, su TikTok, su Facebook o altro, o anche per scopi professionali, per dare un'idea un po' scanzonata e divertente alle pubblicazioni del tuo piano editoriale, social o degli altri strumenti che utilizzi nella tua comunicazione. Si realizza davvero in pochi minuti, basta fare bene la parte di ripresa e il montaggio si può fare con qualsiasi programma che abbia a disposizione dei semplici effetti da poter inserire. Lo vediamo tra poco, prima guardiamo la clip che ho realizzato e poi scopriamo come fare tutta questa parte creativa semplice per realizzare l'effetto teletrasporto. La vita di un fotografo è sempre frenetica e ricca di impegni. Un attimo prima sei qui in studio a Salso Maggiore Terme e un istante dopo sei a Basilicanova con Davide Riccardi, consulente immobiliare di Remax Arcadia, per fare foto e video a un immobile. La vita del fotografo, un po' di magia. Pazzesco, strepitoso. Eccoci nella fase di montaggio, vediamo effettivamente come creare questo effetto teletrasporto. Io ho già realizzato le due clip principali che adesso andremo a montare insieme e sto facendo il tutto con Filmora 10, programma di cui ho parlato già in altri video, anche nei miei corsi, programma con cui mi trovo molto bene e che costa poi pochissimo, ma si può usare anche in versione gratuita con la filigrana nell'esportazione. Altrimenti in alternativa si possono utilizzare poi tutti gli altri programmi di montaggio, anche quelli da smartphone. L'importante è che abbiano la possibilità di inserire qualche elemento o qualche effetto che dia quella possibilità, quell'effetto teletrasporto che andremo a vedere adesso, anche se non uguale, comunque simile, che si possa, diciamo, realizzare qualcosa di alternativo. Qualsiasi programma quindi di montaggio con un po' di effetti, un po' di elementi può andare bene. Io ho realizzato appunto le due clip. La prima clip che vediamo è quella dove sono qui in studio, e nel filmare queste clip è importante che noi lasciamo sempre un po' di spazio, qualche secondo di scena vuota alla fine. Ci deve essere la nostra inquadratura principale, ma devo lasciare andare poi la camera a schermo vuoto, diciamo, senza la presenza, la figura umana, per qualche secondo, perché questo è quello che serve proprio per creare l'effetto sparizione. Importante quindi in questo caso utilizzare un treppiede, un cavalletto, per avere la massima stabilità. Cosa andiamo a fare quindi? Andremo a tagliare appena dopo lo schioccare delle dita. Lo possiamo vedere anche qui sotto dalla timeline. Lo schiocco delle dita avviene circa qua, adesso non abbiamo l'audio in sovrimpressione, non so se si dice sovrimpressione o sotto qualcosa, comunque non abbiamo l'audio qua, ma lo possiamo vedere dal movimento della mano, dallo schiocco delle dita. Taglio esattamente quindi alla fine di questo passaggio, dopo, quando finisce la traccia audio. E poi tutto questo pezzo lo possiamo cancellare e vado a tenere solamente, ecco fatto, solamente i secondi finali, ma neanche tantissimo, magari anche un po' meno, quando c'è la camera vuota. In questo caso io così ho fatto il passaggio, ho schioccato le dita, tac, e poi c'è stata la sparizione. Senza effetti, senza elementi, diventa in effetti un po' vuota la cosa, no? È un po' banale. E è qui che devo andare a inserire degli elementi. Allora, su Filmora ce ne sono tanti, o nella galleria divertimento c'è ad esempio questa energia gialla, c'è anche energia blu, ce ne sono tanti, per dare un effetto teletrasporto o simile. Vado quindi ad allargare un pochettino la mia timeline, prendo l'energia gialla e lo piazzo circa in sovrapposizione su una traccia successiva, a metà del collegamento fra le due tracce, quindi che si sovrappone fra le due clip. Vediamo come funziona questo passaggio. Quando schiocco le dita parte l'energia gialla e finisce appena dopo. È importante proprio posizionarla in maniera corretta. Se vediamo che non ci piace l'effetto, che non parte bene, lo sposto un pochettino avanti, un pochettino dopo. E poi soprattutto lo devo posizionare. Clicco sull'effetto e lo vado a posizionare bene sulla figura, ingrandendolo o rimpicciolendolo in base a come abbiamo filmato. In questo caso io lo porto circa all'altezza delle spalle o appena sotto, per avere una dimensione proporzionata al soggetto. Vediamo. L'effetto è abbastanza buono, anche se devo dire un pochettino, come puoi notare, esce fuori in questo punto esce fuori un po' qua dall'inquadratura, ma non fa niente. Preferisco tenerlo un po' più largo così piuttosto che rimpicciolirlo come tipologia. È già messo abbastanza bene, quindi c'è questa sparizione. Una volta fatto questo passaggio, una volta che sono sparito qua, potrei già andare a tagliare, perché tanto questo non devo lasciare troppi secondi poi liberi
dopo la sparizione. Si deve solo vedere l'effetto, la scena vuota e stop. Adesso andiamo a inserire anche un altro elemento. In questo caso lo troviamo nella galleria effetti. Io tra l'altro sto seguendo, ho seguito proprio per fare questo video anche un tutorial, lo stesso Filmora, che spiegava come fare l'effetto teletrasporto utilizzando questi elementi, molto molto valido. E veniva consigliato questo effetto su giù 2, su giù 2, che dà un po' questo effetto terremoto. Lo devo però rimpicciolire molto, lo porto su una traccia successiva, lo devo rimpicciolire parecchio, perché si deve vedere solamente quel passaggio quando, io direi, dopo che è iniziato l'effetto giallo della nostra energia gialla. Vediamo, si deve vedere l'inizio dell'energia gialla, poi nel momento proprio di forza totale, ecco, in questo punto diamo il movimento e poi lo vediamo sparire. Possiamo rimpicciolirlo ancora di più se vediamo che è troppo questo effetto sparizione, se è troppo forte questo terremoto, lo rimpiccioliamo, lo facciamo più ridotto, decidiamo poi in base a proprio come ci piace. Non c'è una regola precisa, bisogna adattare gli effetti e tutto quanto sulla posizione giusta e nei tempi che vogliamo, perché l'effetto ci appaia più bello possibile. Questo direi che può essere già un punto, un passaggio buono, a me piace abbastanza. Vado a prendere adesso la seconda clip. Nella stessa cosa, nella seconda clip dovrò andare a tagliare tutto quello che c'è, perché qui c'è il passaggio iniziale con mio amico Davide che guarda lo smartphone, e tengo solamente alcuni secondi, proprio l'inizio, per dar l'idea della scena quando arriviamo in una scena diversa. Poi tutta la parte in mezzo, ecco qua, la vado a tagliare, vado fino al punto in cui, qui avanti, fino al punto in cui appaio, e lo noto, faccio rivedere un secondo, lo noto qua perché qui si vede nella traccia audio, vado a schioccare le dita, quindi lo faccio proprio fino a quando tac, schiocco le dita, o qualche istante prima, proprio per dare il tempo di apparire. Tutta la parte in mezzo la cancello, e adesso abbiamo fatto questo passaggio, siamo arrivati dalla scena 1 direttamente, poi tac, in scena 2, qualche istante, e appaio lì così. Ecco, qui ho fatto un errore io in fase di ripresa, avrei potuto fare meglio mettendoci un piccolo salto, un piccolo movimento nell'arrivo, poi tagliandolo proprio quando i piedi toccavano terra. Questo perché dare un'idea di movimento dà più l'idea di arrivo, di teletrasporto proprio in quel punto. Se invece la scena è statica, è vero, sì, adesso ci mettiamo anche l'effetto, ci mettiamo tutto quanto, però la mia apparizione è sempre molto molto pop, molto statica. Un saltino in più fa tanto, un piccolo arrivo dall'alto, poi tagliando solamente la scena finale, fa davvero tanto, e può darci qualcosa in più, può essere interessante. La prossima volta infatti cercherò di fare meglio come tipologia di ripresa. Questo è la parte iniziale, poi decidiamo se tagliarla, se farla un po' più lunga o più corta, lo decidiamo anche alla fine, possiamo sempre poi ridurla, ma adesso vediamo che effetto andare a mettere. Qui c'è un altro, sempre negli elementi, molto carino, che si chiama Twister. Potremmo anche usare ancora la nostra energia gialla, se ci piace. Possiamo utilizzare questo Twister, Twister 3 si chiama, o come dicevo, assolutamente qualsiasi poi effetto sovrapponibile, qualsiasi tipologia di effetto che fa un pochettino la stessa cosa, quindi su altri programmi. Vediamo Twister 3 come funziona. Arriva praticamente questo vortice luminoso che va ad apparire. Ecco, la cosa importante è che quando appare il vortice, quando appaio io, il vortice deve essere sopra di me, quindi devo andare a spostare l'effetto in un punto più adatto. In questo caso l'ho portato troppo presto, anzi ho sbagliato, troppo presto, lo porto più indietro, portiamo fin qua dall'inizio della clip, vediamo, arriva il vortice. È ancora troppo indietro, vuol dire che ho tagliato troppo nella scena iniziale. Allora, in questo caso cosa faccio? Torno indietro, mi tengo anche quel pezzo iniziale qua, quello che prima avevo tagliato, così ho un po' più di spazio. Ecco, questo vortice è un po' lungo, devo proprio prenderci le misure. Ecco, ci siamo quasi, vediamo. Ecco fatto. Quando appaio, il vortice è praticamente proprio sopra di me, o appena prima. Vediamo a questo punto. Sì, così direi direttamente, direi che può andare bene, più o meno, poi posso ridurlo, ingrandirlo e spostarlo ancora, così direi va bene, fa proprio l'effetto di scivolata.
E anche questo lo devo chiaramente spostare e ingrandire e dimensionare in base alla tipologia di soggetto che ho. Quindi vado qua, lo sposto, lo ingrandisco, in questo caso lo ingrandisco un pochettino, lo porto qua per coprire tutto. Vediamo adesso come viene la scena. La scena appare inizia con il mio amico Davide che guarda il telefono e tacchete. L'effetto direi che rende abbastanza. Per dargli un'ulteriore spinta, un'ulteriore scia cinematografica o per migliorare l'effetto, andiamo a inserire ancora anche qua l'effetto su giù 2, stessa cosa di prima, e lo inseriamo proprio quando c'è il passaggio. Io cerco proprio il punto in cui la scena in cui va sopra di me questo tornado, che dovrebbe essere qui, e lo piazzo qui sopra, così l'apparizione è proprio in questo punto preciso, ok? Boom! Si nota mentre passa il tornado. Andiamo a ritrovare un attimo il passaggio prima. Ecco fatto, lo spostiamo, vediamo se il punto è corretto in maniera perfetta. Sì, così quando sta arrivando il tornado c'è l'effetto terremoto e voilà. Poi lo sposto anche qua, lo perfeziono più avanti, più indietro. Adesso non vado a perderci tempo perché poi questo lo puoi fare direttamente, posizionarlo come preferisci e in base all'effetto finale che vuoi ottenere. Però la sostanza è che con questi due elementi o elementi simili, come ripeto, che puoi trovare in altri programmi, sempre qualcosina di che fa apparire, che fa un po' effetto luce e un po' effetto terremoto, si può andare a creare questa particolare clip con effetto teletrasporto, magari aggiungendo un po' di movimento, un saltino all'inizio, come dicevo prima, per dare più movimento alla scena. Ed ecco qua. Bene, spero che questo tutorial lampo ti sia stato utile, tutorial che ricordo è anche preso da quelli stessi di Filmora, che sono molto importanti, adattato su un mio progetto, proprio per mettere in pratica cose semplici nel videomontaggio che permettono però di ottenere risultati, non dico cinematografici perché è un parolone, però risultati interessanti che possono un pochettino stupire il pubblico, soprattutto se li utilizzi poi magari su TikTok, su altri video e clip brevi, puoi ottenere con poco e con pochi elementi di montaggio degli effetti davvero professionali. Io ti saluto e ti ricordo assolutamente iscriviti al canale, attiva la campanella, per te è una cosa semplicissima ma per me è molto importante, così mi darai l'opportunità di creare altri video per sempre queste tipologie. Se il video ti è piaciuto, ti è stato utile, soprattutto metti un mi piace e commenta, in modo che così io possa sapere che ti è stato utile e che ti possono servire anche altri video. Mi darai così l'indicazione e l'aiuto per crearne altri sempre su questo tema, sempre sull'ambito della creazione video. Un saluto da Matteo Orlandi e alla prossima, ciao!